Borrozzino, via dei Romani 11, Santa Maria Capua Vetere. Lamberti Moto e Ricambi, via Nuova del Campo 25C, Napoli. Motoshop 3000, a Capua in via Nazionale Appia 121 e a Napoli in via Benedetto Brin 64B. Vi aspetto su motoricambi39.it. Prima BMW Motorrad, Napoli. Gruppo Rima Yamaha, via Arenaccia, Napoli. Moto Design Customs, in via Ida 2731. Due ruote, Corso Novara 13, Napoli. Adesso ce ne andiamo a Santa Maria Capua Vetere, perché il motoclub locale 0032 per la terza volta organizza la sua festa della moto. Per noi c'era Vienna Savino, le immagini sono di Carmine Bosso, tanto spettacolo, un bellissimo evento veramente, e Vienna ci racconta tutto in questo suo servizio. Bene, siamo qui con Antonio Mirra, il presidente del club Motoclub 032 di Santa Maria Capua Vetere. È la festa della moto e questa è la terza edizione. Ci racconta le impressioni di questa kermesse, anche di quest'anno, con grande successo. Stiamo vivendo delle emozioni bellissime, di quello che oramai è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di motori in questa provincia. Lo storico motoclub, ricordo e mi piace ricordare che il nostro è uno dei più antichi d'Italia, del 1932, proprio due anni fa, nel 2012 abbiamo festeggiato gli 80 anni di questo motoclub che corre veloce verso il suo centenario, e lo fa anche quest'anno con due giorni piena di spettacoli, di show, di eventi, di motori, di colori, e che ha tanti ospiti, i nostri amici del Quad, dell'Acrobatic Group. A noi piace dare questo messaggio, che la moto è un qualcosa di bellissimo con la quale ci si può divertire, ci si deve divertire in modo sano, educato. Noi educhiamo anche all'uso della moto con rispetto delle regole, nessuno va senza casco, in piena sicurezza, e questo è il messaggio che vogliamo dare a loro e glielo diamo anche oggi pomeriggio. Ci si può divertire in modo sano, all'aria aperta, vivere delle emozioni che solo le due ruote ti possono dare. Quando uno vince è sempre emozionato, si mette tutta la tensione, si scarica facendo il meglio che si riesce a fare. Da quanti anni vive questa passione per le moto? Pensi un pochettino che nel 1948 mio padre ha comprato la Vespa 625, quindi si faccia un po' i conti. Allora complimenti. Grazie. Come team MVR curiamo il settore tecnico del motoclub e siamo qui dando una mano con gli spettacoli e tutto. Ci stiamo divertendo, siamo contenti, c'è stata tanta affluenza, tanti giochi per i bambini e speriamo che oggi vengano di nuovo, perché rifaremo qualcosa per loro. Sì, effettivamente ho notato una partecipazione grossa, di tutte le età e di ogni genere. Per una donna quindi è una cosa particolare, no? La passione per le moto, lei ha una passione per la moto? Sì, tra l'altro ho avuto modo nella mia vita in passato di girare tanto in moto, anche viaggi abbastanza lunghi. Il nostro progetto è quello di portare la location sempre in postazioni diverse, perché non vogliamo che la città usufruisca solo di queste manifestazioni solo in un punto della città, ma bensì l'anno scorso l'abbiamo fatta in Piazza Mazzini, quest'anno qui, e speriamo che nel prossimo futuro lo facciamo anche in qualche altra piazza. Quindi una festa della moto, ma soprattutto anche una festa a Santa Maria Capua Vetere.
Certo, certo, questo è quello che noi vogliamo. Qui la gente è molto calda, quindi ti fa esibire in una maniera impressionante, cioè riesci a dare sempre il meglio di te stesso, perché quando c'è il pubblico che ti supporta bene, ti carichi di adrenalina, quindi riesci a dare sempre il meglio, insomma. Cosa vuoi dire ai giovani che seguono la tua stessa passione? Niente, questo è uno sport, tra virgolette, pericoloso. E se si vuole provare, conviene contattare qualcuno di noi che cerchiamo di aiutarlo, di prepararlo, insomma. Di farlo in sicurezza. Sì, soprattutto di farlo in sicurezza, perché comunque tutte le cose che noi proviamo le facciamo sempre in massima sicurezza, e tutto ciò che facciamo nei spettacoli è perché sono sicuri più del 100%, insomma. Lo stunt riding è proprio uno sport, è una disciplina, quindi si può iniziare, chiunque può farlo, e basta allenarsi, insomma, e usare la testa. Io faccio questo sport da 7 anni e ovviamente non si finisce mai di imparare, e c'è tanto allenamento dietro, niente è improvvisato ovviamente, quindi il consiglio che do appunto è di non improvvisare mai niente, ma di studiare e di allenarsi quotidianamente per poi raggiungere un buon livello. E abbiamo ritenuto di investire nella manifestazione anche una parte della città che non aveva ancora vissuto la manifestazione stessa, è andata al di là delle nostre aspettative, e riteniamo di fare ancora meglio il prossimo anno. Diciamo, come gruppo ce l'abbiamo un pochettino messa tutta, grazie anche alla collaborazione dei nostri principali supporter standistici della manifestazione. Poi non spetta a noi ci abbiamo messo l'impegno e la volontà e la passione. Poi se riuscite o meno spettano a dire agli altri, non siamo noi. Noi mettiamo la passione e il fervore nella manifestazione. Bene, grazie allora. Grazie a lei, buonasera.